siamo in un altro giorno e praticamente stanno giudicando gli arlecchini portoghesi. Questa specie praticamente negli ultimi 5 anni ha fatto un boom di quello assurdo, tant'è che molti allevatori oggi allevano tutti i portoghesi. Ora qui sto notando Luigi, che sarebbe il giudice, che sta giudicando proprio questi animali. Vediamo se è disponibile a darci qualche chiarimento come deve essere il canarino prima di portarlo in mostra, cioè proprio le caratteristiche di questo canarino. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Come voi vedete, questi sono i portoghesi, però forse è meglio che io mi sto zitto e facciamo parlare direttamente a Luigi. Luigi, la domanda è questo, anche per far capire ai nuovi allevatori che intraprendono questa categoria, come deve essere effettivamente il portoghese? Innanzitutto deve avere un corpo e una testa che lo rende diverso da un canarino di colore mosaico, perché come vedi il fattore, la categoria è il mosaico, la varietà, ma non è un canarino un rosso mosaico, ha delle sue caratteristiche. La testa deve essere molto più ovale possibile, quindi non teste grosse, il corpo deve essere con un buon petto, ma non deve essere un corpo esagerato, quindi con spalle larghe, e soprattutto la posizione di questo canarino deve essere una posizione molto elevata, 65 gradi, quindi stiamo parlando di una posizione quasi eretta. A differenza invece del canarino classico, che mantiene una posizione più supina sul posatoio. Un'altra caratteristica fondamentale dell'allettino è il colore. Il colore deve essere sicuramente il fattore rosso, e quindi la colorazione rossa deve essere al massimo livello. Deve avere una variegatura omogenea, quindi significa che deve avere un 50% di pezzatura. Quando noi parliamo di variegatura, sì, cosa sarebbe questo? La percentuale, quindi questo 50%, deve essere il 50% di eumelanina nera o feomelanina scura e il 50% di bianco, l'ipocromo bianco ripigmentato, scusami, e l'ipocromo rosso. Sì. Questa variegatura è importante. Cioè perché, su tutto il corpo. Esatto, perché proprio la denominazione allertino nasce da questa variegatura. Se manca quella, quindi se io ho un canarino che noi possiamo vedere qua, un canarino che può avere magari una buona posizione, altre caratteristiche, ma manca, come vedi, un canarino che è all'80% bianco e al 20% è scuro, quindi manca quell'effetto variegato che dovrebbe avere un canarino. Ho capito. Quindi l'ottimo è avere un canarino di forma e posizione con le caratteristiche della razza e la variegatura al 50%. Un'altra cosa molto importante, perché molti di loro non lo sanno, anche le zampe. Io so che le zampe devono essere... Questa variegatura deve essere in tutto il corpo, compreso becco, zampe... Sempre al 50%, sì. Ciò significa... Non andiamo proprio nel dettaglio del 50%, perché andare a misurare la superficie di una zampa non è facile ad occhio nudo. Ma deve esserci una parte scura e una parte chiara. Sarebbe a dire una zampa di un lipocromo e una zampa... No, una zampa. Nella però a volte zampa, io ho visto queste cose qua. Sì. Ma è preferibile averne in entrambe le zampe la parte scura e la parte chiara. Ah, come sì. È preferibile averne nelle ali della coda la parte scura e la parte chiara. Ho capito. Che prende giustamente dall'ipocromo e dal... Tutto l'insieme di questo fa quella famosa variegatura al 50% che serve per definire la razza. Un'altra cosa, è il fatto della testa che deve essere a triangolo? Allora, il fatto della testa che del ciuffo che deve essere a tricorno... Scusami, io triangolo pensavo. È essenziale perché nasce dal fatto che... Il tricorno che sarebbe? Il tricorno sarebbe un triangolo dove c'è nell'estremità, quindi nella parte anteriore del becco, molto stretta, nella parte posteriore invece che si va ad allargare. Ho capito. Quindi o triangolo o tricorno, in ogni caso è la uguale. Definizione è quella. No, perché ho visto, diciamo, più o meno la forma che deve essere il canarino in un post, per cui... E spesso capita di trovare molti ciuffi che invece sono o ciuffi ovali, quindi che hanno una forma ovale e non si manifesta questa dimensione a triangolo, a tricorno, oppure dei ciuffi addirittura rotondi come quelli dei Gloucester, che non vanno assolutamente. Invece un'altra cosa ti volevo chiedere, come nasce l'allertino? La patria dell'allertino è il Portogallo.
Sì. Quindi là già esisteva da parecchi anni, da noi è presente in mostre da 7-8 anni, non di più, ma in realtà in Portogallo già era presente da molti anni. Considera che comunque è una razza che è stata creata nel tempo dai portoghesi e modificata. Tuttora le ultime modifiche l'abbiamo, sono state apportate l'anno scorso, quindi parliamo del 2018. Quindi anche se è una razza che comunque in Portogallo è presente da molti anni, loro stessi stanno adattando lo standard per cercare di fare un animale univoco e particolare, che non si confonda con altri soggetti o con altre razze. Ma questo più che altro è una curiosità. Quanti anni esiste questa razza? Allora, in Portogallo è una razza che già era presente dagli anni 90, quindi c'era. Ripeto, da noi ha una decina di anni. Una decina di anni, proprio negli ultimi 5 anni ha avuto il boom, esatto, si è esposto. Comunque io, Luigi, sei stato molto, come dire, eloquente, si può dire? Esaustivo. Assolutamente, usa il termine. Ti ringrazio. Grazie a te. Ti ringrazio, continua il tuo lavoro e io nel frattempo faccio vedere a loro quali sono gli altri canarini che ci sono proprio qua. Guardate questo. Questo praticamente, se lui parla del 50%, questo assolutamente avrà un 90% di melaninico, per cui l'ipocromico ne ha quasi niente. Questa è la stessa cosa, già questi sono penalizzati. Questo invece no, come voi vedete. Questo già è un canarino che avrà un 60% di lipocromico, cioè perlomeno di melaninico, e un 40% di lipocromico. Questo forse secondo me è più opportuno, ma quello che comunque dovete guardare sono le zampe. In questo secondo me mi sembra... No, le zampe praticamente si vedono che sono dall'ipocromico addirittura... Sì, si notano. Io li noto da qua, non so se dalla macchina fotografica. Ecco, quello si nota di più. Guardate la zampa chiara e quella addirittura il piede è scuro e questo è scuro. E niente ragazzi, questo è l'Arlecchino portoghese.